Sì, sono tasse da pagare. Lui il fiscalista qua, poi il brodo di giù. Ecco, fermati poi lì di fianco al fiscalista. No, volevo dire una cosa. Dopo della canzone che hai cantato, generale, sì. È venuto l'altro giorno un elettricista a casa mia, mi ha chiesto dove è il generale, gli ho detto, dietro la collina, lo sta cercando ancora adesso. Ma non ridete, dice delle cazzate, voi ridete, ma perché? Allora, siamo a Natale, siamo all'ultimo dell'anno, siamo in tema di pranzi. Ma è basso il microfono suo o che me lo poteva alzare un po'? Ribomba lui. Provo? Siamo appunto in tema di pranzi, di cene e quindi di alimenti. Stasera io voglio parlarvi di latticini, cioè di formaggi. Molto più... Sì, abbiamo capito, il latticino sappiamo, non so il mio mondo, ma il latticino ci arriva. Allora, però bisogna stare attenti, perché a ciascuno ci vuole il suo formaggio. E faccio alcuni esempi. Ad esempio, il caciocavallo è pieno di nitriti, e quindi va bene per i fantini. Ma non ridete, per piacere, anche voi. Cioè, noi abbiamo un pubblico qualificato e che mi buttate via così. Il grana è per chi c'ha i soldi. Ecco, certo. Il piave è per chi mormora, c'è un formaggio che si chiama piave. Lillo, fuori, cioè non puoi ridere queste cazzate, ma veramente. La bufala è per i miscredenti. I miscredenti, certo. La spressia è per chi va veloce. La toma è per chi ama leggere. Lo stracchino è perfetto per chi è molto stanco. L'arpeggio è per chi non c'è mai limite. Il cacio è per chi vale almeno un soldo. E concludo, il groviera è per chi si imbuca alle feste. Allora, siamo a Natale e quindi ci vuole la letterina di Natale. Ma non è richiesta, comunque, va bene. A Natale almeno. No, va bene, va bene. Allora, caro Babbo Natale, quest'anno non voglio regali per me, ma vorrei che l'umanità ricevesse in dono un elettricista per ristabilire i contatti fra le persone che non si parlano, un ottico per cambiare lo sguardo della gente, un pittore per disegnare un sorriso su ogni volto, un muratore per costruire la pace e un matematico per insegnarci a contare gli uni sugli altri. Così allora sarebbe davvero un buon Natale. Dopo questo non posso neanche congelarti con un insulto perché hai detto una cosa carina. È Natale. Senti, Salotto Ridens, questa novità portata dall'America. Ne parlano tutti. Sì, da Fubini. Allora, presentiamo i protagonisti di questa sera. Mauro Riciglione. E fa tutto lui stavolta, si porta la scena, si prepara. Siamo in economia. Siamo nelle spese. Siamo nelle spese, scusate. E la dottoressa De Micheli che poi arriverà. La vedremo dopo. Va bene. Il provino, cioè il pezzo di cabaret che faranno si chiama Il provino. Va bene. Aspetta un attimo che devo fare una cosa anch'io perché... Giustamente sono un attore, quindi vado provinato. Giustamente? Sono un attore. Vado provinato. Vabbè, giustamente, io ho cantato, tu puoi fare l'attore, è vero, effettivamente. Certo. Effettivamente sì. Dove va? Ah, va via così. Suonatevi. Va via così.